salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Come leggete dal titolo del video, oggi vediamo come rendere un telefono impenetrabile. Che significa? Significa che spesso e volentieri può capitare di lasciare il telefono in un luogo in mezzo a mille persone che comunque possono andare a prendere il telefono per usarlo, per curiosità, per visionare insomma quello che è il telefono stesso anche a livello estetico, e può capitare che una di queste persone può aprire per sbaglio una qualche applicazione che per noi è sensibile. Non so, per qualcuno sarà sensibile WhatsApp, per qualcuno sarà sensibile Telegram, per me sono sensibili applicazioni di PostePay, non so, e così via. Oppure immaginate l'utilità di avere applicazioni sensibili, in questo senso, bloccate, tutto a caso, un giorno il nostro telefono dovremo perderlo o addirittura ce lo potrebbero rubare. Di conseguenza oggi vediamo come intervenire su questa cosa. Ovviamente già ho fatto un video su come ritrovare un telefono perso o rubato, ne farò altri per capire meglio come funziona ora, a 2 anni di distanza da quel video, questa tecnica. Però adesso vediamo una cosa un po' più particolare. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione trovate il mio link Telegram per partecipare al concorso il cui video è stato annunciato ieri. Questo concorso prevede la pubblicazione da parte vostra del mio canale YouTube sulla vostra piattaforma Facebook dopo 24 ore dalla pubblicazione del post, sul quale inserirete anche cosa pensate di me e di questo canale. Mi potete venire a inviare lo screen su Telegram tramite un bot per partecipare a un concorso. Tale concorso vi permetterà di vincere un powerbank di 2 porte USB, torcia compresa, 16.000 mAh, 3.0 l'USB, quindi ricarica rapida, in maniera gratuita, e io vi spedirò a spese mie e il tutto a casa vostra. Bene, possiamo cominciare passando al telefono. Bene ragazzi, eccoci passati sopra il telefono. La prima cosa da fare è scaricare ovviamente l'applicazione di nostro interesse, che si chiama CM AppLock. Di conseguenza andiamo sul Play Store e scarichiamo l'applicazione stessa. Perdonatemi se non è il mio solito Samsung Galaxy S7 Edge, ma come parecchi sanno è in assistenza. Quindi scritto AppLock Fingersprint Unlock, andiamo a scaricarlo. Una volta scaricata questa applicazione, clicchiamo su Apri. La prima volta che scaricheremo l'applicazione e l'apriremo, ci chiederà l'applicazione in maniera automatica quale applicazione all'interno del nostro dispositivo installate vogliamo per l'appunto bloccare. Possiamo scriverne e quindi selezionarle per l'appunto in maniera automatica più di 50, di conseguenza quante ne vogliamo noi. Una volta fatto ciò, possiamo andare ad inserire il nostro PIN. Una volta sbloccato AppLock, ecco la schermata che compare, che è una schermata minimal, per questo mi piace questa applicazione a differenza di qualcun'altra che è presente sempre sul Play Store. Cosa fondamentale di questa applicazione è che ci permette di sbloccare le app con l'impronta digitale. Di conseguenza questo non preclude l'accesso veloce o rapido ad un'applicazione, dovendo appoggiare semplicemente il dito sopra l'impronta digitale. Se il nostro telefono non ha la possibilità di scansione dell'impronta digitale, possiamo inserire o un codice numerico o un codice pattern, cioè praticamente quelli che sono i famosissimi segni sul display. Tali segni possono anche essere resi invisibili all'occhio, di conseguenza noi sappiamo che stiamo inserendo il pattern, ma qualcuno accanto a noi non vedrà la striscia verde di continuo che si va a formare sul display stesso. Come potete vedere, io ho selezionato WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, galleria, foto e tante altre si possono selezionare, come potete vedere. Nel tasto di impostazione, la cosa fondamentale è la modalità di blocco, perché possiamo scegliere di bloccare l'app ogni qualvolta, per esempio, il dispositivo si può spegnere, blocco app dopo schermo spento per 3 minuti o il blocco immediato. Io ho scritto, ho selezionato, meglio dire, il blocco app a schermo spento del dispositivo. Cosa altra fondamentale è che il cambio password si può, come potete vedere, tranquillamente fare all'interno dell'app se qualcuno magari ce lo scopre. C'è anche il pattern invisibile e la selezionabilità dell'impronta digitale. Ovviamente, guardate qui, la cosa che mi piace davvero da morire. Foto intruso. Che succede? Succede che se qualcuno inserisce la password sbagliata, gli verrà scattata una foto e verrà salvata qui. Che significa? Significa che se qualcuno proverà ad accedere a qualche app sensibile, app di banca, WhatsApp e così via, esso farà una foto con la camera frontale all'intruso che sta per sbagliare il nostro praticamente segno. Orari non corretti. Orari non corretti penso sia una traduzione sbagliata. Penso che quante volte è concesso all'intruso di inserire PIN sbagliati prima di una fotografia. Io posso cliccare una volta avendo l'impronta digitale. Al massimo mi troverò qualche fotografia mia. Ecco qui. Come potete vedere, se per esempio volessi andare su, non so, Facebook, cliccando su Facebook, ecco che l'applicazione
viene bloccata. Tocco lo scan dell'impronta digitale per sbloccare, oppure usa sequenza. Io cliccando qui col dito, ecco che mi si sblocca l'app di Facebook. Bene ragazzi, il video finisce qui. Ovviamente spero che abbiate capito tutto. Se ci sono dubbi, lasciatemi un commento. Scrivetemi anche nei commenti se l'ha scaricato e se conoscete qualche applicazione di vostro gradimento che funziona meglio. Ovviamente lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Continueremo a fare altri video di questo genere. Prossimo video domenica. Un saluto a tutti e mi raccomando, iscrivetevi o cliccate sui lati per trovare un bel video che vi può piacere. Ciao ragazzi, alla prossima.